Comprò una bella casa sul fiume. È stata una vera e propria benedizione che la signora Moretti non abbia dovuto assistere a tutto ciò, disse la portiera. Dopo aver ereditato la fortuna della zia ebrea, la signora Moretti comprò una bella casa sul fiume. Ma quando la vidi sei mesi dopo aveva l'aria spaurita era piuttosto malferma sulle gambe. I ricordi le sgorgavano a fiotti, beveva. In sua assenza erano entrati nel suo appartamento e lo avevano bruciato. A stento le fiamme non avevano invaso l'appartamento vicino. Lei sa perché hanno bruciato il mio appartamento, mi disse la signora Moretti, perché credono che io sia ebrea, e scoppiò a piangere. Capisco, signora, dissi, e forse inutilmente, ma niente è inutile. Per il fatto stesso che accade, aggiunsi. Scusi se mi permetto, ma le può essere utile questo pensiero dei maestri immateriali? Dissi. L'odio di cui lei è stata vittima è il primo livello di amore di chi ha le prime incarnazioni umane. Ma che dice? reagì la signora Moretti con una espressione subito ostile. Sì, continuai. Perché per la legge, solo attraverso la molteplicità delle vite noi passiamo dall'amore verso alcune persone, cioè dall'amore egoistico, all'amore verso tutti. Ma che dice? ripeté la signora Moretti, sempre più ostile. Sì, perché chi le ha bruciato la casa lo ha fatto perché ama brutalmente la sua fazione e odia brutalmente la sua. La suya.